libro che attinge a elementi di natura autobiografica e cerca di oltrepassarli, come in fondo ogni autobiografia dovrebbe, anche per rispetto per sua etica, fare, per evitare che troppo si indulga nei narcisismi personali, nelle narrazioni un po' trite, monotone, anche dolorose, difficili della vita di ciascuno di noi. E per cui questi racconti, questo primo racconto, ma anche altri che circolano e si muovono nel libro, hanno attraversato nei mesi scorsi una letteratura che mi era pressoché ignota. Innanzitutto una letteratura di pretta marca ecologista. Io non sono mai stato un ambientalista, se non nel mio evitare quotidiano di far male alle cose della vita, alle cose della natura. Tento a non gettare via le cartacce, ma il mio ecologismo, da un punto di vista intellettuale, culturale, l'ho acquisito appunto preparando alcune pagine. E poi ho attraversato pagine difficili, saggiamente, ecco, da Roberto, diciamo, zigzagate man mano che presentava i miei capitoli, pagine molto difficili legate anche al dibattito che ho scoperto. Noi in Italia ne sappiamo molto poco, l'ho scoperto perché da sempre io osservo le vicende italiane della cultura dalla Francia, per cui mi sono documentato soprattutto in Francia per quanto riguardasse la discussione anche molto aspra all'interno non tanto del mondo cattolico, che ha mantenuto un atteggiamento sempre molto distaccato rispetto, con Francesco le cose stanno cambiando, molto distaccato relativamente al rapporto uomo-natura, dove vige nella tradizione cattolica il principio che in fondo che è presente nei primi versetti della Genesi, secondo il quale l'uomo è dominatore della natura, ne deve fare quello che vuole. E la terra viene maledetta. Andiamo a rileggere le primissime pagine della Bibbia. E il compito dell'uomo non è salvare la terra, il compito dell'uomo è sopravvivere e per tornare a Dio, se si merita, anche attraverso il lavoro della terra, tutto questo. Ma è una discussione, ecco, gigantesca, enorme, che non potevo evitarmi. E in questo sguardo quindi nella casa degli altri, che non era la mia casa, la mia casa filosofica, mi sono imbattuto con una dizione che mi era assolutamente, tra le altre, sconosciuta, la nozione di ecologia spirituale e la nozione oggi più frequentata, devo dire, da alcuni studiosi anche di orientamento scientifico, la nozione di ecologia profonda. Cosa si intende? E io ne ho acquisito alcune suggestioni indubbiamente scrivendo il libro. Cosa si intende per ecologia spirituale? Ecco, l'ecologia spirituale, perlomeno per quello che ho avuto modo di consultare e di leggere, non va intesa come un'ecologia New Age, un'ecologia legata alle manifestazioni sicuramente di cui appunto l'amico Salvatore Natoli si è occupato molto, manifestazioni neopagane. L'ecologia spirituale è quanto ci consegna il tema della natura, il tema della terra, che è poi il tema del nostro esistere, come un enigma assolutamente indistricabile. Un enigma che certo non tutti possono tentare di affrontare attraverso gli strumenti della scienza, senza però venire a capo di nulla.
non so se è questa la mia religiosità, che non è una religiosità neopagana, la mia religiosità è connessa a questo legame di cui parlava Roberto, quasi viscerale, con il mistero dell'esistenza, con ciò che non possiamo più di tanto dire, possiamo soltanto raccontare, possiamo osservare, possiamo dedicarci quindi a offrire parole in continuazione, come facciamo da millenni, alla terra, perché la terra sì, va ascoltata, ma la terra in sé, al di là dei suoni che può darci, la terra è muta relativamente alla possibilità di offrirci i suoi nomi, siamo noi a identificarla, a decifrarla. È elementare ricordare che, per esempio, in botanica i semi, le piante hanno sempre un doppio nome, il nome latino e il nome volgare. E quindi questo doppio cotè è interessante, no? Da un lato attribuiamo un nome scientifico credendo di aver catturato finalmente, di aver decifrato quell'oggetto, l'oggetto vivente, vegetale, ma può essere anche una pietra, e allo stesso tempo tutto questo però è dotato di una varietà di nomi diversi, in dialetto. In questi giorni non so se avete modo di vedere spuntare persino dall'asfalto e dal cemento quelle erbe che io amo moltissimo, che si chiamano denti di leone, in una versione. Com'è? Tarassa. Sì. Sì, ma quella è la versione già tratta da un termine greco. Siamo già colti se usiamo quella versione. Poi che diventano soffioni, no? Che sono considerate erba matta. E ogni regione d'Italia, rispetto a questa piccolissima, modesta, umilissima erba, ha individuato un suo termine. Ma così avviene per un'infinità anche di animali, di insetti, di farfalle. Ecco, io in tutto questo trovo una potenza del nostro linguaggio, che cerca e ha cercato, e questo compare anche ancora una volta nei primi passi della Bibbia, quando Dio dice ad Adam, e anche Adam vuol dire terra, come humus, come uomo. Vuol dire terra, e più in generale per esteso Adam, genere umano, quando porta Adamo nel giardino e dice ad Adamo: dai un nome a tutto ciò che trovi e troverai nel giardino. Ed è un messaggio che io ho raccolto all'insegna di questo motivo che mi sono inventato nel libro, ho chiamato ecologia narrativa, a rimarcare tutta l'importanza e anche direi la prudenza che noi dobbiamo avere nei confronti della terra quando ci muoviamo con i nostri linguaggi, fino anche poi a dimenticarla, perché la nostra tendenza umana da un lato offre, come i nomi che, come appunto giustamente si ricordava prima, Rilke evocava, e Rilke chiedeva: ma che cosa stiamo qui a fare sulla terra? Forse siamo qui sulla terra per chiamare una porta porta, un albero albero, un fiore fiore. Ecco, in questa nostra vocazione però c'è un tradimento, a mio parere, che ha continuato a lavorare nel corso del tempo, nel corso dei millenni. E il tradimento è quando noi abbiamo infierito eccessivamente nei confronti della terra, non soltanto deturpandola, violentandola, rovinandola,
istante per istante, e ogni tanto dovremmo anche andare a leggere cosa accadrà tra poco di questo nostro pianeta. Cerchiamo di fare tutto per rimuovere questo grande, grande tema che può suscitare immagini apocalittiche, e ci muoviamo ancora nei confronti quindi del nostro pianeta con modalità che attribuiscono appunto nome, parola a tutto ciò che ci circonda, a tutto ciò che ci sorregge, come appunto la Terra nelle sue grandi varietà, perché Terra vuol dire creta, Terra vuol dire roccia, Terra vuol dire pirite, Terra vuol dire accumulo di vegetali sedimentati, Terra vuol dire carbone, questa grandissima varietà, no? Della quale ci dimentichiamo, soprattutto in città. Un contadino queste cose se le dimentica meno, se soprattutto si occupa della Terra in forme più attente alla biodiversità. Ma noi nella città soprattutto tendiamo a omologare. E allora il tradimento nei confronti della Terra giunge proprio nel momento in cui vogliamo standardizzarla il più possibile. Nel momento quindi vogliamo, da quei mille nomi, migliaia e milioni di nomi che abbiamo inventato per darle un senso, un significato, per comunicare con noi sostanzialmente, oltre che con lei, solo i poeti hanno comunicato con lei sapendo che non avrebbe più di tanto risposto, no? Ecco, questo tradimento nasce dalle tendenze attuali che sono spesso più devastanti di alcuni orrori richiamati dall'ecologismo militante, nasce dal bisogno di omologazione, di livellamento e di standardizzazione, che noi troviamo anche ormai nel cibo, che troviamo dappertutto. Sappiamo benissimo che cosa succede a ciò che noi troviamo in un supermercato, dove in supermercato non troveremo mai le mele ammaccate perché non sono esteticamente belle, ma sappiamo anche che quelle mele che sono modificate geneticamente rappresentano un senso ulteriore di onnipotenza umana nei confronti di una terra che potrebbe dare molto, molto di più se appunto oggi soprattutto, questo è ancora il richiamo di Roberto, ci avviciniamo ad essa con un atteggiamento di cura, considerandola, oltre che madre, questo è inevitabile, considerandola sorella e considerandola soprattutto figlia. Dicevo prima che, però sempre, se mi consentite un'evocazione autobiografica, il libro inizia dalla fine. Inizia da un mio viaggio nel maggio scorso, quando il libro incominciava, perlomeno nel mio onirismo di cui vi parlavo prima, a prendere forma, nasce da un viaggio a Delfi. Io avevo fatto un voto, forse in questo sono un po' neopagano, avevo fatto un voto che era questo, che se fossi riuscito ad avere il coraggio di dimettermi dall'università, come ho fatto, dalla bicocca, prima del tempo, quindi prima di andare canonicamente in pensione, avrei dovuto andare a ringraziare la dea della terra, che nasce, secondo la tradizione pagana, proprio a Delfi. E quindi volevo andare a vedere il posto di nascita, per capire come il mito si fosse ricostruito nel corso dei millenni, nel corso del tempo dove nessun dio solo, quindi monoteista, fosse stato concepito. E quindi mi reco a Delfi, scrivo qualche pagina di diario che poi mi avrebbe aiutato a mettere insieme queste pagine, seguo un itinerario
Non so se voi siete mai stati ad Elfi. Sì, sì. E di solito l'itinerario che ti porta in pullman oppure con altri mezzi da Atene e arrivi direttamente alle rovine, alle macerie del tempio di Apollo, no? Che oggi non esiste più. Tempio, dobbiamo ricordarci sempre, sul cui frontone si dice, si narra, alcuni dicono che non fosse sul tempio, ma che fosse sulla porta d'ingresso della città di Delfi, che ci fosse la famosa scritta «Gnosis auton, conosci te stesso», ripresa poi da Socrate. Quindi è un messaggio presocratico, senz'altro presocratico. Ma questo non mi interessava ripormi la solita domanda, conosci te stesso, ormai non mi interessa più, come in una parte del libro dico anche, rispetto alle stelle richiamate da Roberto, che non ne posso più delle stelle dell'Orsa Maggiore, senza riferimenti leopardiani, no? Non ne posso più perché mi piace molto di più vedere, dicevo prima, in questo periodo spuntare delle erbe selvatiche nei luoghi più diversi della nostra città, con questa resistenza, con questa tenacia, che occuparmi di qualcosa che vedo luccicare lassù che non potrò mai toccare. Ecco, giunto alla mia età mi interessa toccare e quindi raggiungere ciò che posso fisicamente, materialmente avvicinare con la mano, con il piede, in una risposta a tutto questo, che in fondo è la risposta originaria alle lenticchie di mio padre, in una risposta che ritengo religiosa, o per meglio dire, che ritengo insegnata dal sentimento della religiosità, in questa differenza tra religione e religiosità, dove la religiosità non ha dogmi. La religiosità è pura libertà del sentire, nel piacere o nel dolore. La religiosità della terra non ha sacerdoti, cioè li avrebbe se al posto della dizione religiosità della terra ci riferissimo a religione della terra, perché religioni della terra ce ne sono state, tantissime ce ne sono ancora, ma hanno dogmi, sacerdoti, hanno vincoli, hanno liturgie, hanno sacrifici. La religiosità della terra come sentimento della terra è qualcosa quindi che invece preme, urge, si muove dentro di noi anche se non ce ne avvediamo, affonda sicuramente nell'inconscio le sue radici. Ma torniamo ad Elfi. Non ho seguito quindi il solito itinerario, da cui vengono scaricati a migliaia, centinaia di migliaia i turisti, dove ci sono i resti, dove c'è questo bellissimo museo, tra l'altro, dove esiste un onfalos, cioè un ombelico del mondo, e si dice che Delfi fosse l'ombelico del mondo. C'è una, non so se sapete cosa sia nella tradizione indù il lingam, è il fallo, no? Però nella tradizione indù, se non sbaglio, il fallo è estremamente liscio a simboleggiare il sesso maschile. E la stessa corrispondenza si può stabilire con l'onfalos, con questo ombelico, che è sempre in forma quasi cilindrica, ma è infiorettato, un fallo infiorettato, ricamato, che compare in questo luogo centro della terra grazie a un momento di ira, si dice, di Zeus, che scaglia questa pietra e questa pietra va a finire esattamente lì. Ma lì che cosa succede? Il luogo sacro ad Apollo, il luogo sacro alla dea Gaia. Io volevo vedere tutto questo, rendermi conto di persona, e capì che se avessi preso il cammino
dalla costa della montagna, mi sarei scoraggiato immediatamente. Allora cosa faccio? Lascio la macchina nel vecchio porto di Delfi, sul mare di Corinto. A me piace camminare, come ricordava prima Roberto, abbastanza, e mi incammino nella valle di Delfi, nei boschi di olivi. Sono olivi particolari, olivi azzurri, olivi che poi sono abitati da la maggio, quindi questo a contatto senz'altro, abitati da un profumo particolarissimo che non mi era mai capitato di sentire, un profumo di tabacco. Poi tornando in Italia leggo su un saggio bellissimo di Plutarco, che era stato tra l'altro sacerdote a Delfi, leggo che parla di questo profumo. E poi scopro che è un profumo mistura di rose bianche. Beh, adesso non voglio tediarvi, mi sto entrando oniricamente in questo mio viaggio solitario. Mi trovo finalmente sotto la montagna alla cui metà si possono riconoscere anche dal basso le rovine del tempio di Delfi, che non era solo tempio, ma c'erano naturalmente anche anfiteatri, c'erano botteghe, una vera e propria città. Guardo verso l'alto e capisco perché Gaia era nata, detta, si dicesse, fosse nata lì. Voglio leggervi questo pezzo. Ho rivisto dopo anni e anni la valle di Gea, in greco attico, di Gaia in lingua ionica. Mi piace di più la prima variante, più dura, gutturale, terrosa, contrasta con questo luogo, sorto per celebrare la pura bellezza dei corpi umani, la sovrumana, possibile armonia delle divinità, non concessa agli uomini, la cui natura, come tutto quanto appartenga alla terra, è feroce, rissosa, inferiore. E inoltre la parola Gaia evoca, per accidentale coincidenza, gaiezza d'anime belle, visioni cosmologiche ireniche, neopanteistiche, oggi in gran voga, che inquietano non poco le fedi cristiane. Quando qui giunsi la prima volta da ragazzo, le mie curiosità erano ben altre. Nulla sapevo ancora di me, e l'oracolo a cui avrei potuto chiedere lumi se n'era andato via da tempo, nel suo vaticinio mi avrebbe comunque convinto. Un agguerrito incredulo, quale mi vantavo di essere, non avrebbe accettato vaticini da chi che sia. Si dice che uno degli innumerevoli eredi della Pizia, la più famosa sacerdotessa, fosse stato cacciato dai primi cristiani, probabilmente ucciso, nel corso di contese umane sanguinose per il possesso di quel lembo di terra sassosa e scoscesa, senza valore. L'ho ritrovato uguale, arida, brulla, infeconda, ma sede di immense fortune e tesori, per chi fosse riuscito a impossessarsi in quel tempo delle ricchezze e dei lasciti dei pellegrini. E poi proseguo ancora le mie cogitazioni ed ecco l'incontro con Gaia e il luogo. Mi accorgo, vicino a una nicchia azzurra con piccole icone, quasi a metà del percorso, che un roseto di un biancore accecante era l'origine del profumo, ma non emanava un profumo di rose. I fiori esalavano una sintesi di quegli effluvi sparsi nella vallata. Come in ogni aurora, il carro di Apollo si stava propinquando da oriente, secondo dopo secondo,
quel luogo prima nella luce perlacea dell'alba, si andava illuminando, riscaldando le erbe, ginestre, pervinche, valeriane, viole, gigli selvatici e molte altre. L'alchimia spontanea era perfetta. Nel frattempo, guardando verso l'alto, oltre le mura della zona archeologica, ormai incombenti sopra di me, gigantesche, capii d'intuito di essere arrivato a Gea, madre ellenica della terra. Essa, nonostante Apollo l'avesse sfrattata, si racconta, dopo aver ucciso suo figlio Pitone, essere mostruoso ma capace di vivere nell'ombra e nella luce, era rimasta lì in verità, nel congiungersi di due monti, trionfante, non scolpita da mani umane, creatasi da sé. Le due sommità, unendosi, formavano un ventre immenso, anzi una vagina boscosa, dalla quale sgorgava precipitando l'acqua della fonte Castalia, con uno spruzzo e un rivolo, oggi probabilmente meno potente, che scende più lento da lassù e si disperde tra le migliaia di ulivi a fecondarli. Potevo iniziare a scrivere il libro. Gea l'avevo trovata senza che la cercassi nei modi descritti. Il mito maschile di Apollo era riuscito ad occultare questa memoria primordiale di lei, lui bello e splendente in Foggia d'Auriga, ma nel museo. Lei grandiosa, informe, imperfetta, ma da annusare libera i profumi di cui è fattrice. E di getto, tra quelle fragranze inebrianti sotto un carrubo immenso, ho scritto i primi appunti. Eschilo ancora ci rammenta che laddove una storia finisce può permettersi di ricominciare e gli ho dato ascolto. 9 maggio 2013. La religiosità della terra va riscoperta dentro se stessi, nella sua matrice originaria, e rinnovata ogni volta in cui ci si accorga di aver riaperto gli occhi al mattino, guardandosi intorno, ammirando un paesaggio, o scoprendo che è intollerabile che tante devastazioni continuino. La terra è evoluzione e regresso, declino e rinascita, inverni rapiti dal silenzio, primavere deflagranti, sfrontate, che tornano a turbare sensi ingialliti, spogli, i singhiozzi della memoria. La terra è metamorfosi. Grazie. Sì, sì, ma non finisce qui. Allora, sì, in effetti poi c'era anche un... Dunque, prima ecco, stavo parlando anche della qualità della prosa di Duccio, quando appunto lui in fondo fa quello che poi prescrive sostanzialmente anche a se stesso, ossia di diciamo, aderire al canto della terra. E, ovviamente io ho letto un primo brano, che era proprio il brano introduttivo, quello del Dio delle lenticchie, e a proposito della parte forse più lirica, non so se Duccio è d'accordo con me, è la parte che riguarda proprio gli stati di grazia, no? Io prima ho fatto questo gioco di parole, ne parlavamo anche con te, cioè che lo stato di grazia in fondo si subisce, la gratitudine si dà. Ma se appunto andiamo sulla logica delle corrispondenze, come prima dicevo, ossia di domanda e risposta, di appello e risposta all'appello, ecco, anche appunto in questo caso abbiamo praticamente la gratitudine come risposta alla grazia ricevuta. Ma ricevuta non dall'alto, ma appunto, dicevo prima, proprio dalla terra. Allora c'è appunto un brano in cui Duccio parla di uno o di più di questi stati di grazia, verso il capitolo sentitelo, sì, proprio il settimo, ecco, la terra e il divino. Sì, ecco, il settimo, la terra e il divino. Io ho parlato di prosa leggermente appunto alata, ma nel senso proprio
lirico del termine. Io non so se Duccio ti... insomma, è una domanda abbastanza difficile. Se tu ti rendi conto di scrivere comunque una pagina letteraria, che quindi sfugge al semplice senso referenziale di quello che vuoi dire, saggistico. Parlo per esempio, non so tu cosa pensi di Citati, no? Che tu Citati credo, non so se ti piace o no, ma lui appunto ogni tanto, cioè spesso, molto spesso, appunto, fa della prosa critica una prosa poetica, no? Quindi la dimensione non è soltanto referenziale, ma è anche proprio no, appunto poetica. Io credo da diversi anni, non solo sì, infatti. E credo che ti dia comunque, cioè ti ritorni come ricaduta sotto forma anche di soddisfazione. Mi dà piacere. Soprattutto, anche quando te lo dicono, perché a questo punto te lo dico io, no? Il sublime delle cose finite, ecco, no? Il brano che magari leggo, o leggo io, leggi tu, oppure... Facciamolo insieme, leggi la prima parte. Esatto. Allora, si intitola Quei primi momenti di gratitudine. Ecco, riguarda praticamente proprio l'infanzia, in questo caso, cioè, guarda caso, ogni volta che noi andiamo ad attingere, come in Leopardi o come in Pavese, ecco, dei momenti di grazia, molto spesso li troviamo nel corso dell'infanzia, insieme magari ai grandi dolori e anche per i grandi entusiasmi. Per esempio, un'immagine che appunto vedrete è quella che io prima ho citato del rialzarsi e del ricadere del bambino come piacere, ecco. Il piacere di ricadere e non soltanto il piacere di saltare. Avremmo dovuto ringraziare quei primissimi stati di grazia che ci colsero, che abbiamo dimenticato ben presto, quando iniziamo a prendere contatto con la terra. Lo possiamo fare ora, tentando di immaginare, prove autentiche non ne abbiamo, che cosa ci accadde di vivere. Soltanto congetture. L'infanzia, la nostra e di chiunque, è stata frequentata da continui e ripetuti stati di grazia, di pienezza riconducibili ai successi, ai progressi, ai turbamenti provocati da alcune parole udite. Per esempio, dinanzi al contatto con la terra, una parola, quale lingua o dialetto non si parli, tra le prime che ascoltammo, non con la mente, attraverso il corpo, le vibrazioni acustiche, il contatto, ancora prima di un linguaggio che ci consentisse di nominare le cose tutto intorno. L'abbiamo appresa poggiando le mani sulle sue superfici, gattonando, saggiandola con il tatto, ricevendone all'istante una risposta chiara ed evidente, trasmessaci per modulazioni nervose, reattive ed esplorative. Tu esisti, ci hanno comunicato. Ci sei perché io ci sono. La relazione originaria non avrà più fine dopo queste scoperte. L'abbiamo perlustrata muovendo i primi passi, cantando più tardi con altri simili a noi. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ci ha fatto capire giorno dopo giorno quanto diversa dalla sua fosse la consistenza dell'abbraccio di nostra madre. Quando per consuetudine antica venimmo finalmente deposti al suolo. Quale esso fosse, avvertimmo la distanza da quella morbida presenza. Scoprimmo che quel corpo nuovo, silenzioso, immobile, esteso, inquietante, cattivo, duro, silenzioso per giunta, poiché foriero di cadute ripetute, inciampi, sarebbe stato fonte di una continua incertezza, con la quale avremmo imparato a fare i conti a nostre spese. Ci rassegniamo alla instabilità, gioimmo delle conquiste che offriva. Quel luogo necessario, tiepido d'estate o gelido nelle brutte stagioni, fu e resta nella memoria inconscia di ciascuno la prima e ultima sicurezza. Il sogno di un desiderio dimenticato è presente. Il messaggio che tutto ciò che ha a che vedere con la terra è ora rassicurante, ora inafferrabile. Chi nasce in campagna... tutto questo lo comprende al volo. In quel sentore umido e asciutto del nostro essere nati alla vita, tra le innumerevoli esitazioni dell'esistenza, quella nostalgia, quel piacere che si prova a contatto con la terra, che assomiglia pur sempre all'utero perduto. Quell'andare a carponi, saggiandone la consistenza, non sa abbandonarci più, né lo potremmo perdere, sia essa marmorea, scomoda, bagnata, rovente per l'arsura, c'è comunque sempre indispensabile,
ci accolse e ci raccoglierà, riaccoglierà nel suo ventre in un pulviscolo sparso da mani pietose. Ci illudiamo di poterla abbandonare, ma poi ci chiama la nostra condizione terrena, non celeste. Prendiamo a chiamare terra qualcosa che le assomiglia solamente perché ci consente di assumere una posizione verticale e semovente. Soltanto in campagna scopriamo che da essa traiamo tanto le cure necessarie e l'orgoglio di farla germogliare quanto il sospetto che possa tradirci. La nostalgia infinita per quel contatto appena cedevole o resistente resterà per sempre il simbolo di una certezza ripetutamente cercata altrove, di un'incertezza come condizione umana elettiva, a lei inesorabilmente legata. A terra si cade, dalla terra ci si rialza, nella vittoria o nella sconfitta. Stese a terra si guardano le nubi, le cime degli alberi, gli astri come non mai, le mani con le dita intrecciate a ciascuna a cuscino della nuca ci offrono delle cose del mondo, percezioni e incanti ignoti all'esperienza eretta, usuale ma anche frutto di una perenne conquista. Nella fatica del risveglio, quando le membra iniziano a farsi cedevoli. Sì, anche perché non... Nelle espressioni terra, terra, senza terra, terremoto, negli auguri funebri, che la terra amata gli sia lieve, è tornato alla terra, dalla terra è salito il cielo, nel muovere errabondi di luogo in luogo, nella maledizione biblica della condanna a renderla fertile, a strapparle il cibo di zolla in zolla. Questa parola, appresa con le membra prima ancora di conoscerne il significato, è per ognuno l'esperienza originaria più reale che ci sia. Non nasciamo nell'acqua, e quando ciò accada per qualche pare giovevole esperimento ostetrico, distinto, ci muoviamo verso un approdo. Né scaturiamo dall'aria, e tantomeno dal fuoco, né da angeli, né da demoni. Dei quattro elementi originari la terra ci parlerà ben presto. Ci toccherà decifrarne i messaggi, i desideri, le incomode bizzarrie. Scopriremo che non è autosufficiente come sembrerebbe. Le occorrono il sole, la pioggia, il vento, la luna e forse, anzi è sicuro, le altre stelle. Anche noi siamo parte di qualche costellazione, agli occhi distratti, alla ricerca di altra vita intelligente nello spazio, di un cosmonauta non umano. Come Dio, la Terra, per farsi perdonare i dolori che sa recarci, ha bisogno di noi, anche se la sua alleanza può risultare fragile. La Terra c'era, c'è, ci sarà ancora, quando, più che lasciarla, ci sfarineremo in essa. Possiamo scomparire, possiamo non essere mai nati, ma la Terra esiste, è esistita, forse continuerà a esistere, ma non sappiamo per quanto ancora. Per questo il rapporto con lei, la familiarità, l'uso del tu più domestico, le si addicono, continua ad agitarsi nelle regioni inconsce di ogni vita, sia collettiva, sia individuale.